Ecco, dopo settimane di trattative siamo arrivati a un risultato abbastanza, come dire, condivisibile, no? Ecco. Sì, dopo una trattativa che ha dovuto affrontare il riequilibrio dei costi di gestione della casa di gioco per quella che è la parte del costo del lavoro, quattro organizzazioni su cinque hanno firmato una ipotesi di accordo. Così come avviene, si fa un'ipotesi d'accordo cercando di trovare la soluzione migliore possibile in una negoziazione difficile e complessa. Questo non va considerato un buon accordo, va considerato un accordo difensivo, cioè ridurre quello che è l'impatto del costo del lavoro oppure mantenendo un obiettivo che è quello della stabilità occupazionale e della salvaguardia dei livelli stessi in prospettiva di un'azienda che è in difficoltà, come tutte le altre case da gioco a livello nazionale, che hanno percorso per strumenti diversi per cercare di far sì che le case da gioco rimangano aperte e possano consentire non solo un aspetto occupazionale ma anche un ritorno economico come punto di attrazione e di integrazione con la realtà esistente, quindi col comparto turistico e commerciale. Il casino di Sanremo non è tanto solo importante per quanto è l'aspetto occupazionale, quindi l'opportunità di lavoro che anche questa provincia è molto flagellata, come le altre province, quella di Savona, per dare un elemento contiguo, ma perché comunque è e deve essere un volano per gli aspetti economici del contesto di Sanremo, del comune di Sanremo, ma per tutta la provincia. Dicevo l'ipotesi d'accordo perché a questo punto ai lavoratori verrà sottoposta questa ipotesi e nel rispetto dell'accordo interfederale si esprimeranno nel segreto dell'urna. D'altronde, a fronte di questo, noi abbiamo ritenuto che un sacrificio in contropartita consenta, perché l'ipotesi d'accordo prevede una serie di punti che non sono solo quelli della riduzione per atto temporanea degli aspetti economici che non vanno a intaccare però la paga base e l'ex contingenza, ma una serie di indennità contrattuali, perché il contratto collettivo riassume il livello nazionale e quello territoriale in assenza di un contratto nazionale. Questo anche qui purtroppo una debolezza che si è portata avanti da anni, ma questo tipo di comparto era rappresentato da solo quattro case da gioco. Quello di rinnovare il contratto collettivo che è scaduto oramai da due anni, dal 2011, in assenza di regole si lasciano le parti a difficoltà aggiuntive, per cui il primo obiettivo è rinnovare il contratto collettivo, prevedere non solo un taglio di costi di produzione, quindi un riequilibrio di gestione finanziaria, ma anche un intervento che consenta di rilanciare la casa gioco, quindi conferimento di risorse economiche, ma soprattutto un processo di riorganizzazione importante attraverso un piano di impresa opportunamente condiviso. Noi riteniamo che oramai un giocatore non parta più da Pavia o da altre realtà per venire a Sanremo a giocare alle slot machine, perché l'offerta di gioco di quel tipo è come oggi largamente divisa in ogni angolo di ogni città, anzi addirittura della concorrenza che è molto forte, con concorrenza delle piccole casinò, piccole case da gioco, comunque punti di gioco della provincia stessa. Il compito del sindacato è fare accordi, trovare il maggior punto di equilibrio per dare quelle garanzie e quelle tutela. Come CISL questo facciamo, anche con molte difficoltà, però qui non abbiamo parlato di licenziamenti di riduzione, ma di riduzione di costi. Insieme a questo un importante aspetto è quello dell'incentivo all'esodo, cioè di quei lavoratori che volontariamente andranno via, che sicuramente non porteranno a casa grandi risorse, ma comunque saranno un sostegno per consentire di garantire a loro, a propria famiglia, quelle risorse economiche atte fino a maturamento del credito pensionistico e quindi il percepimento della pensione. Nel caso, diciamo, il referendum non dovesse passare, come andrà a finire? Ecco. Il prefetto ha parlato molto chiaro alla delegazione presente, il ministero ha chiesto un monitoraggio attento dell'andamento della casa gioco e dei proventi. Noi crediamo che il senso della socialità debba prevalere, anche perché soluzioni alternative devono rappresentare che cosa? Una riduzione diretta dei costi del lavoro, uno fra le tanti interventi, riduzione dei costi del lavoro, e quindi la firma dell'ipotesi d'accordo, nell'augurio che poi venga validato, approvato da tutti i lavoratori che si esprimeranno tramite il voto, dicevo, mira a salvaguardare i livelli occupazionali. L'alternativa quale può essere? Tante incognite, anche perché dicevo le varie case da gioco hanno, le altre case da gioco hanno percorso modelli diversi. Attenzione però,
è che qui noi dobbiamo evitare a tutti i costi un aspetto che è lì, che è latente, che è contenuto nell'accordo. Si è fatto un accordo per evitare i licenziamenti.